Ciao ragazzi, io sono Red e oggi vi recensisco l'EGI 6, replica del fucile G36C prodotto da Evolution. Sigla che poi si parte. Prima di andare sul particolare e analizzarvi per filo e per segno il fucile, faccio un piccolo disclaimer. Come giustamente avete fatto notare, tendiamo a recensire dei fucili che sono sempre di alta qualità o comunque di fascia alta o media o medio alta. Quest'oggi vi abbiamo portato invece un fucile per chi di voi si vuole avvicinare al mondo del soft air, ma non si può permettere di spendere 200-300 euro di fucile. Abbiamo qui quindi un fucile entry level con un prezzo moderato che vi permette di cominciare a giocare a soft air senza però dover andare a comprare delle ciofeche che vi esplodono in mano dopo che ci avete giocato due volte. Togliamoci subito il dente. Per quelli di voi che vogliono sapere perché il fucile costi così poco, beh, ve lo dico subito: semplicemente i materiali di cui è fatto non sono né polimero rinforzato né metalli pregiati. Adesso lo spacco mentre lo apro. No, tu mi devi prendere la faccia, Dio Madonna. Quando lo prenderete in mano, infatti, capirete subito che non è fatto di polimero rinforzato, è una plastica abbastanza semplice, abbastanza patocca per così dire, che però svolge il suo lavoro. Per quanto riguarda gli interni, vi tranquillizzo e vi dico che per quanto possa sembrare e abbia effettivamente un prezzo molto cheap, non ha assolutamente degli interni del cazzo. Questo non significa che dentro ha un Titan, ma nemmeno che è un Jingong del cavolo che una volta che ci attaccate le batterie si fulmina tutto e non vi parte più dopo due volte. Bando alle ciance, ciancio alle bande, avvicinatevi che vi faccio vedere più nello specifico di cosa sto parlando. Questa volta facciamo al contrario, non parto parlandovi infatti degli esterni ma bensì degli interni, che sono la cosa più interessante, per poi passare agli esterni, dove purtroppo il fucile ovviamente da qualche parte doveva trovare un modo di risparmiare sui costi. Prima cosa più importante degli interni è sicuramente la presenza del cambio molla rapido, che vi permette appunto di cambiare la molla senza smontare tutto il gear, cosa che su fucili economici della stessa fascia non si trova assolutamente. Sempre parlando di gearbox, anche questo tutto sommato non è fatto col culo, in quanto oltre ad essere un versione 3 in metallo è anche provvisto di ingranaggi e boccole sempre in metallo, un cilindro in ottone con presa d'aria di recupero e un pistone di policarbonato. Tutto questo ci permette una buona affidabilità del fucile. La canna interna è ovviamente in ottone, non è assolutamente di precisione. Altra cosa importante è che la meccanica interna è completamente customizzabile. Noi consiglieremo una modifica MK1 in un futuro, magari dopo che l'avete provato un po', per migliorarlo e far sì che il fucile vi spari perfettamente e quei piccoli intoppi che potrebbero succedere più avanti dopo che lo usate da un po' non si presentino. È possibile accedere all'op-up, basta tirare indietro il sistema qui sopra e poi dopo andare a girare la ghiera per regolarlo. So che molti di voi se l'aspettavano fisso, purtroppo non è così. Vi è montata una molla high grade, quindi anche quella spinge per bene. Il grilletto è provvisto di micro switch. Troviamo un motore high torque, anche questo abbastanza buono, e una selector plate rinforzata in modo tale che non vi si spacchi in mano. Come vedete sono interni abbastanza buoni, soprattutto se comparati alla concorrenza e alle altre ciofeche che troviamo là fuori per lo stesso prezzo. Ovviamente non potrete andarci a sparare senza limiti. Paolo? No, questo non la metto. Passiamo adesso agli esterni, che per quanto fatti con una plastica abbastanza cheap sono comunque abbastanza validi. Partendo dal calcio, questo è un normale calcio in plastica, l'imbottitura è in plastica anch'essa, quindi non è assolutamente morbida. Si può però chiudere e addirittura rimuovere togliendo il perno che c'è qui, rendendo il fucile molto più mobile. Gesto apprezzato che vi sarà sicuramente utile quando dovrete andare a fare il cambio molla rapido, che sarebbe altrimenti impossibile. Muovendoci leggermente più avanti, l'impugnatura a pistola non ha niente di particolare, non è provvista di grip, però la mano gli si blocca intorno abbastanza bene, soprattutto se indosserete dei guanti. Il selettore di fuoco è il vostro normale, solito selettore di fuoco da G36, così è in sicura, così in colpo singolo, così è in raffica, è abbastanza secco, non è troppo morbido, questo vi permette di selezionare la modalità di fuoco abbastanza bene. Le tacche di mira sono molto semplici, anche questa in plastica, con la possibilità di alzarle e avere due modalità di puntamento. Sul davanti troviamo il nostro solito tondino, anche la tacca di mira frontale è normale, sempre in plastica. La slitta rail superiore è sempre anch'essa in plastica, abbastanza dura, abbastanza solida, potete
reggerci il fucile senza paura che vi si spacchi in mano. Sul corpo del fucile sono presenti loghi Evolution e ovviamente il modello del fucile con il numero seriale. Il paramano è in plastica, sempre ovviamente rimuovibile perché andrete a metterci le batterie all'interno. E piccola nota che mi ha stupito è che le slitte laterali e inferiori sono in alluminio. Spegnifiamme ovviamente rosso, rimuovibile da 14 CCV. Infine troviamo un caricatore maggiorato da 450 pallini e a rotella, basta riempirlo ovviamente, poi dopo andare a sparare. È il vostro solito caricatore da G36 maggiorato. Prima di passare alla prova di tiro vi dico un'ultima cosuccia. Questo fucile ha un pregio, come molti G36, di poter andare a intercambiare determinate parti del fucile con componenti di o terze parti o simili. Traducendo, se voi volete andare a cambiare il calcio perché ne volete uno migliore, magari non in plastica, con l'imbottitura più comoda, vi basta aprirlo, sfilare quel perno lì e sarà poi compatibile con la stragrande maggioranza di tutti gli altri calci da G36. Stessa cosa si può fare col ricevitore dei caricatori, è adattabile infatti a caricatori da M4, quindi basta cambiare questo ricevitore ed è fatta. Stessa cosa per il paramano, se questo paramano qua in plastica non vi piace, si può rimuovere e montarcene uno magari in alluminio come quello di Specna. Ultimo vantaggio molto importante è che anche la slitta RIS superiore può essere smontata, potete montarci magari quella con l'ottica incorporata o mettercene una in metallo, alluminio, quello che volete, che è compatibile con questo modello. Quindi per quanto sia un modello cheap, con delle spese abbastanza contenute, potete andare a modificare quei 3 o 4 componenti che non vi piacciono perché sono troppo plasticosi con componenti magari un po' più costosi, ok? Magari li trovate nell'usato, magari li comprate a parte, e rendere comunque un fucile che come interni va abbastanza bene, soprattutto se state cominciando, più comodo e un pochino più resistente. Passiamo alla prova di tiro. No, che cazzo lo rimetto qua? Vi faccio vedere velocemente come montare la molla. Come tutti i G36 ha un perno da spingere fuori. Ok, basta spingere, come vedete. Potrebbe essere un po' duro, vi consiglio di aiutarvi con delle pinze se ce n'è bisogno. Sfiliamo il paramano e troviamo ovviamente l'attacco per i cavi. Io per comodità lo attacco a una linea esterna, voi ci attaccherete la batteria, richiudete, mettete il perno e siete a posto. Bene, il fucile attaccato, lo sto facendo andare con una 7.4. Ci mettiamo il caricatore, giriamo la rotella, sparo un paio di tiri di prova senza colpire la sagoma e poi dopo proviamo a colpire la sagoma e vediamo quanto è preciso. Gira la ruota, yeah yeah, non si vede un cazzo, non si vede, sono cieco come una talpa. La prova di tiro è andata abbastanza bene, c'è stato un piccolo intoppo, ovvero che un po' perché il fucile non spara drittissimo, un po' perché io ho visto male con l'occhio, quindi ho continuato a sparare, credevo che i pallini stessero andando in mezzo quando in realtà erano un pochino alti e un pochino fuori da subito. Ho cominciato a sparare due o tre colpi fuori, appunto, mi sono poi corretto andando verso la sagoma, ero convinto di star prendendo il centro quando in realtà stavo prendendo appunto la spalla. Da lì poi ho voluto muovermi sulla testa, ma essendo fuori asse sono andato ovviamente a colpire tutto fuori. Questo non è completamente colpa del fucile, più che altro mia che con gli occhiali vedo fino a un certo punto, infatti quando gioco uso le lenti e quindi ho sparato un pochino fuori. Per quanto riguarda i cerchi, molto meglio, invece era un bersaglio più facile, capivo meglio dove stavano andando i pallini e la correzione è venuta meglio, avevo anche un po' capito come il fucile sparava e mi sono andato a correggere prima. Come vedete qua ne ho sparati un paio molto molto vicini ma leggermente fuori. Ho corretto successivamente il tiro e li ho colpiti tutti dentro. Qui ancora meglio, ho colpito solamente una volta fuori e gli altri sono andati tutti. Visto che il fucile non è molto preciso, è più facile commettere degli errori, come avete visto, e magari
sbagliare. Non sono degli errori di tanti metri, è più che altro dato da un misto tra una vista un po' del cavolo e il fatto che comunque non sia stato tarato né lo pop né il sistema di mira sia affidabile. Vi consiglio infatti di metterci subito un puntatore Red Hot o un sistema di mira optoelettronico a vostra scelta, tanto sono tutti compatibili, potete muoverlo da un fucile all'altro e sarete a posto. Passiamo alle conclusioni finali. Bene ragazzi, non ho molto da aggiungere, anche perché le robe principali ve le ho già dette. Aggiungerò e ripeterò giusto due o tre cosine per farvi un quadro più generale anche dopo la prova di tiro su questo fucile. In sintesi, questo è un fucile con poche pretese. Non vi vengono a vendere un fucile con qualità estreme, con interni spettacolari, perché non ce li ha e non pretende di averli, in quanto è un fucile che vi dice: guarda, tu vuoi cominciare a giocare a soft air, vuoi imparare a giocare a soft air, non sei sicuro di voler spendere 300 400 euro per un fucile ultra super ceppola di cazzo di minchia, prenditi questo. È un fucile semplice, è un fucile che fa il suo dovere. Ovviamente nel momento nel quale ci si rende conto che si vuole fare il passo successivo, perché siamo diventati abbastanza precisi noi, vogliamo avere un fucile che faccia determinate cose, che si sposano magari meglio con quelli che sono i nostri bisogni come operatore, con quello che è il nostro stile di gioco, poi posso passare a delle cose migliori, un pochino più costose, un pochino più particolari. Però come fucile entry level è perfetto, in quanto svolge il suo compito come deve, non vi lascia a piedi. Ovviamente è abbastanza plasticoso, quindi dovrete avere un pochino di accorgimenti, non potrete sbatacchiarlo qua e là, ma non lo fareste nemmeno se aveste un fucile da 400 euro, visto gli interni. E a proposito di interni, funziona veramente bene, per quanto non abbia una canna di precisione, non abbia un motore 1000 cavalli, funziona e fa quello che deve. È un pochino impreciso, ma starà poi a voi compensare e settare il fucile in modo tale da migliorare questo fattore. Infine, il fatto che sia intercambiabile con una miriade di pezzi da G36 anche un pochino più costosi vi permette, nel momento nel quale vi ci affezioniate e vogliate, prima di comprarne uno nuovo, migliorare alcuni componenti del fucile, appunto farlo montandoci un calcio diverso, montandoci un'attacca di mira particolare. Ricordo inoltre che è possibile fare delle modifiche interne, non si può fare un MK3 con centralina Titan, però allo stesso tempo è possibile fare un MK1, fare delle piccole modifiche, in quanto il fucile è predisposto per esse. Questo è indicativamente tutto quello che avevo da dirvi sulle G6 della Evolution. Se siete interessati a comprarlo, vederlo, toccarlo, volete provare a sparare per cercare di fare meglio di me nella prova di tiro, fate un salto in negozio, che siamo qui che vi aspettiamo con le braccia aperte. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video. Stay angry!